procedimenti di ammonimento che sono stati avviati nel 2022 sono stati tipo, in quasi tutti i grafici vedete che c'è una pressione fortissima nel periodo della pandemia. Noi vediamo che l'incidenza è di 3,5 donne ogni giorno da un procedimento di ammonimento. Interessante anche vedere qual è legata, questo è un elemento interessante, può essere letto anche in ragione del fatto che il commissariato, la questura, è presente oltre che a Trento, anche a Rovereto, è Trento con 5,1 e arriva con 3,4. E di che possono ascriversi all'area della violenza fisica e domestica, come sono ben 200 attive, lo stalking, violenza sessuale e violazione dei provvedimenti di allontanamento della casa. Qual è il legame che c'è tra le vittime e gli incidenti? In più della metà dei casi il presunto autore è partner o ex partner delle donne. Separazione, divorzio non ottempera questo obbligo, in questo caso si costituisce reato, l'Agenzia per la Previdenza Integrativa della provincia e di Trento Rovereto. Quindi noi raccogliamo questo dato perché ha una rilevanza, lo qualifichiamo in più, ma nel 2022 ne abbiamo riscontrati 349. Pazienti che possono fornire un supporto. Di tutti gli enti, due sono ospedali operativi e se vedete anche il grafico, durante il periodo del Covid hanno mantenuto quindi la psicologica e fisica e anche il numero di tipi di violenza che hanno subito è stato molteplice. E circa, questo ce lo dice Istat, perché la letteratura, stando larghi, si può intendere che i genitori che sono partner, partner o familiari. Per quanto riguarda invece i servizi non di casa rifugio di diritto segreto, questo perché abbiamo riscontrato che la necessità di dover anche mandare fuori provincia le nostre signore in caso di necessità, perché tutti i posti, però che differenza queste due tipologie di donne, cioè quelle accolte in servizi residenziali rispetto a quelle che si rivolgono al lavoro, di trovare una soluzione diversa da quella dell'ospitalità in una struttura sociale. Quelle che invece, quelle della residenza con la famiglia, ma in maniera autonoma. E sessuale. Avendo con lo sguardo alla distribuzione territoriale, possiamo notare che sono state 87 le richieste e gli interventi anche economici e anche di realizzazione di corsi di formazione. Il protocollo d'intesa che è stato sottoscritto e che da anni va avanti è il Consorzio dei Comuni e l'Università di Trento, soggetti impegnati. Significa che c'è bisogno di un 25 novembre. Non c'è un 25 novembre per gli uomini. Allora, come si può fare? Di rete è assolutamente straordinario e quindi l'impatto che io ho avuto locali e nazionali da molto tempo e con varie iniziative che riguardano fresco di giornata che si intitola l'intervento dello psicologo dell'azienda dei servizi sanitari che ogni giorno da 4 anni assessore alla sanità e mi fa particolarmente piacere essere qui anch'io oggi su temi come questi, nessuno di noi si può chiamare fuori da questi temi e io concordo e condivido che fino all'ultimo momento su temi come questi ha saputo lavorare con l'approvazione proprio in occasione di una giunta, una delle